Un giorno Gesù designò 72 discepoli e li mandò avanti a sé. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, dite loro: è vicino il regno di Dio. Poi andò ad attenderli in Giudea. Uffa, Kamez, la vuoi smettere? Ti avrò detto 1000 volte di non leccarmi con quella linguaccia. Eccoli, sono loro. Stanno tornando. I discepoli stanno tornando. I discepoli stanno tornando. Già, Daniele ha ragione. Giovanni! Oh, amici! Su, raccontateci di questo vostro viaggio. Credevamo che non tornaste più. Forse un leone vi aveva sbranati, o forse eravate stati morsi da un serpente, o vi eravate persi tutti nel deserto, oppure... Vogliamo ascoltare loro, eh? Che ne dici, Daniele? Siamo stati in tutti i villaggi, in tutte le città in cui ci hai mandato, Gesù. Ovunque siamo andati, la gente esulta per l'annuncio della tua parola, maestro. Anche i demoni ci obbediscono quando invochiamo il tuo nome. Questo uomo si circonda di ignoranti e fanatici. Bisognerebbe che qualcuno gli desse una bella lezione. Già, hai ragione. Vogliamo metterlo alla prova, che ne dici? Sì, vediamo come riesce a cavarsela, il maestro. Niente vi potrà fare del male. Non rallegratevi però perché gli spiriti maligni si sottomettono a voi, ma perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Gesù, c'è anche il mio scritto in cielo. Dimmelo, ti prego, voglio saperlo. Io ti rendo lode, Padre, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Maestro, vorrei farti una domanda. Chiedi pure, dottore della legge. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. Hai risposto bene. Fa questo e vivrai. Ma ti prego, dimmi, maestro, chi sarebbe il mio prossimo? Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Che bei vestiti ha questo bastardo. Deve avere un sacco di soldi. Lasciatemi. Già, ma dove sono? Io non li vedo. Il cammello! La borsa è sul cammello! Vigliac! Prendi! Presto, andiamocene! Eccomi! E poi? Un sacerdote scendeva per quella medesima strada. Sembra morto.
La legge mi proibisce di toccare cadaveri, diventerei impuro. Avvertirò le guardie appena arrivato a Gerico. Oh, aiuto! Oh. Ah, non mi piace per niente quel sacerdote, è un vigliacco. E tu che cosa ne dici, Kamez? Anche un levita giunto in quel luogo lo vide. Ma là c'è un ferito. L'hanno ridotto piuttosto male. Il sole sta calando e io devo arrivare a Gerico prima del tramonto. Dovrei perdere tempo, andare a cercare soccorso. Ma poi mi farebbero un sacco di domande e avrei delle noie. No, 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 è meglio andare. Tanto per lui non c'è più niente da fare. Ma che brutta gente. Se l'avessi qua davanti a me, sai che cosa gli farei a quelle vite, Gesù? Zitto, Daniele, lascia continuare il maestro. Invece un samaritano che era in viaggio... Che cos'è un samaritano? I samaritani sono... Sono dei pagani, gente impura. Loro sono i nostri peggiori nemici. Io non ho nemici. Allora che fece quel samaritano, Gesù? Il samaritano ebbe compassione di quell'uomo. Che ti succede, somarello? Ah, capisco. Che cosa t'hanno fatto, poveretto? È ancora vivo. Forse riusciremo a salvarlo. Prima gli lavo le ferite col vino che disinfetta. Poi gliele ungo con l'olio. Questo lenisce l'infiammazione e calma il dolore. Coraggio, ora ti devo sollevare. Hop! Sì, lo so, hai male dappertutto. Abbi pazienza. Su, andiamo, vai, Somarello. Conosco una locanda non molto distante da qui. Evviva il samaritano! Sì, hai ragione, Kamez. Evviva anche il suo asino buono e forte. Mica uno scassafatiche come te. E poi? Arrivarono alla locanda. Locandiere! Locandiere! Papà, papà! Ma che cosa gli è successo? L'ho trovato così in una gola. Deve essere stato assalito dai banditi. Come l'hanno ridotto? Magda, va subito a prendere l'occorrente per lavarlo e medicarlo. Sì, mamma. Ecco, portatelo di qua. Deponetelo sul letto, fate adagio. Maledetti briganti. Questa strada ormai non è più sicura. È un uomo robusto, se la caverà. Allora? Sta meglio? Molto meglio. È riuscito perfino a dormire un po' questa notte. Ha parlato. Grazie a te si salverà. Ma chi sei tu? Shh, riposa adesso. Io purtroppo devo ripartire. Te ne stai andando? Non posso più rimanere. Io devo finire il mio giro. Ma e del ferito che cosa devo fare? Abbi cura di lui come se fosse mio fratello. Io ti conosco, sei un buon cliente e hai sempre pagato i tuoi conti. Ma devo tenere una stanza occupata, capisci io? Non ti preoccupare. Tieni 2 denari. Abbi cura di lui. E tutto ciò che spenderai in più ti sarà pagato al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Chi ha avuto compassione di lui? Va, e anche tu fa lo stesso.
Io ho capito quello che voleva dire Gesù. Quei sacerdoti e quei sapienti sono cattivi, e invece i samaritani sono buoni. Allora, Daniele, tu non sei un samaritano. No, ma sono buono lo stesso. Tutti possiamo essere come quel samaritano. Basta ubbidire alla legge dell'amore, la più grande di tutte. Una legge che non ha limiti, non bada ai privilegi, alla razza, né alla ricchezza. Ti insegno io a fare lo spiritoso, somaro che non sei altro.